Woodler, bentornato da Carlo. Continuiamo il discorso sulla stampante. Beh, l'hai comprata o no? Ok, ma ora come si collega? Beh, le stampanti più vecchie si collegavano al computer usando un'interfaccia definita come porta parallela. Uno spinotto, un connettore di forma trapezoidale con molti piedini all'interno. In pratica, questo connettore qui in figura. Ora hanno tutte l'ormai inflazionata porta USB. Quelle con più funzioni possono anche avere un'interfaccia Ethernet e diventare facilmente stampanti di una rete di PC. Le ipertecnologiche hanno anche un'interfaccia wireless e quindi potrai stampare in piena libertà. Le più economiche di queste ultime le puoi trovare anche sotto i 100 euro. Ti sarai reso conto di quanta varietà esista oggi in termini di funzioni, modelli e prezzi per una stampante di uso casalingo. E una volta collegata, come l'avvio? Beh, semplice, la installi. Credo che almeno tu abbia capito cosa intendo. Quando acquisti una stampante, al suo interno troverai il dispositivo, il cavo di alimentazione o in alternativa l'alimentatore ed un CD. Potresti avere però l'amara sorpresa che il cavo di collegamento al PC non sia presente. Mi dirai, ma dai, possibile? Ti dirò, sì, certamente. La presenza di un banalissimo cavetto USB dallo stratosferico valore di qualche centinaio di centesimi di euro non è assicurata. Che spettacolo, Scritto questo, cosa dovrai fare? Prendi il tuo bel CD, lo inserisci nel lettore ed avvii l'installazione dei driver per permettere al computer di comandare il dispositivo. Contestualmente, la procedura installerà automaticamente, o nella migliore delle ipotesi te lo chiederà, dei programmi di completamento e controllo, detti utility o monitor, non quello LCD, per la gestione della stampante. Ti saranno utili per controllare i livelli di inchiostro delle cartucce, lo stato di avanzamento della stampa, la soluzione dei problemi, la manutenzione delle destine come allineamento e pulizia ugelli. Inoltre, di norma nel CD è presente un programma di grafica che ti permetterà di visualizzare, ma soprattutto elaborare le tue immagini foto applicando effetti più o meno complessi. Non farti però trascinare molto da questa presenza, in quanto online potrai trovare dei programmi molto più sofisticati e magari anche gratuiti. Ti invito ad esempio a consultare l'elenco dei programmi essenziali presentato nella pagina dedicata del sito per una rapida scelta. Ma di una stampante non posso proprio farne a meno? Beh, come risponderti a questa domanda se non con un dipende? Diciamo che è abbastanza improbabile che una persona possegga un PC sprovvisto di stampante, a meno che non possa attingere a qualche stampante non di proprietà. Credo tu qualcosa prima o poi dovrai pur stampare. Comunque, ci diamo un esempio ipotetico in cui tu non abbia la possibilità di effettuare delle stampe. Il software ci viene fortunatamente in aiuto. Hai mai sentito parlare di stampanti virtuali? No, Goodler, non sono impazzito. Hai letto bene, stampanti virtuali. Esistono dei programmi che permettono di creare delle stampanti virtuali, quindi non reali, ma apparenti. In pratica ingannano il computer facendogli credere che sia installata una stampante. Nella lista dei dispositivi, infatti, troverai realmente un'icona di una stampante con cui potrai interagire impostando delle opzioni come fosse una stampante classica, ma in realtà non esiste. Come sfruttarla quindi? In realtà è un convertitore di formato, cioè esporta quello che tu vuoi stampare in un file che potrai poi aprire con altri programmi o conservare semplicemente per archiviarlo. Un tipico esempio è la conversione del file da stampare in formato PDF.
Per capirci rapidamente cosa intendo dire, collegati al sito, scorri l'articolo verso il basso ed al termine troverai una scritta definita come scarica il post in PDF. Bene, cliccandoci sopra non farai altro che far avviare un'istruzione che converte tutto l'articolo in formato PDF, che potrai archiviare e consultare quando vuoi, anche su dispositivi mobili, oppure stampare in maniera ordinata successivamente. Eseguiamo la conversione direttamente dal sito. Siamo nella lezione 22, quella appunto che descrive la stampante. Scorriamo verso la fine e troviamo il pulsante scarica il post in PDF. Cliccandoci sopra si aprirà una nuova maschera che ci permetterà, cliccando sul pulsante download, o di aprire o di salvare il file direttamente in PDF. Se lo apriamo, dopo qualche secondo comparirà all'interno del browser l'intero articolo, che qui potremo vedere totalmente. Oppure, premendo di nuovo sul pulsante download, possiamo salvare il file in una zona del nostro hard disk. Supponiamo nella cartella download. Successivamente potremmo aprirlo direttamente e, come prima, leggerlo nella sua totalità. Un'altra alternativa per sopperire all'assenza di una stampante è lo screenshot, ossia la possibilità di memorizzare e catturare ciò che stai guardando sul monitor, la parte visibile intendo. Esistono dei programmi dedicati che permettono con un click di eseguire un'istantanea dello schermo o parte di esso ed archiviarla come immagine. Un metodo più rapido, senza installare alcun programma, può essere realizzato dalla pressione del tasto Stamp Resist. Questo tasto è presente sulla tastiera in alto a destra dopo la serie di tasti funzione da F1 a F12. La sua funzione però non è certa, in quanto a volte non si realizza, dato che può essere inibita da terze parti, da programmatori. Premendolo, istantaneamente verrà memorizzato ciò che visualizzerai sullo schermo. Ora, aprendo un programma di grafica o un elaboratore di testo tipo Word per capirci, e mantenendo premuto il tasto Ctrl e contemporaneamente premendo il tasto V, oppure eseguendo la classica funzione incolla generata dal menu a tendina prodotta dalla pressione del tasto destro del mouse, ciò produrrà, come dice il mio guru Italo, che automagicamente comparirà nel suo pieno splendore la pagina che stavi visualizzando e che ora potrai salvare, stampare o editare. La funzione screenshot per scopi didattici è straordinaria. E tu, giovanissimo goodler tecnologico, quasi credo non utilizzerai più alcuna stampante, perché cosa c'è di meglio che condividere con un amico ciò che tu vedi direttamente sul display del tuo smartphone o proiettarlo su di uno schermo o su un muro o ancora generare un ologramma dal tuo dispositivo. Grande! Bene, nella prossima lezione imparerai come diventare regista o quasi. Ti parlerò infatti della webcam. Come al solito, ora un grosso saluto. Ciao, a presto da Carlo e alla prossima!